piccole spine dal cielo velato cadute spruzzate paracadutato. Comincerei questa intervista facendoti vedere che ti conosco bene. Sì, ero somaltese. Esatto, è un po' di tempo che non ci vedevamo, tu non lo ricordi, ma noi ci siamo incontrati che ho organizzato un concerto dei Rossomaltesi all'Upstrock a Napoli. Ah, come no, mi ricordo il posto. È passato un po' di tempo? Sì, un po' sì. Mi ricordo quel club che ha su una balconata e c'aveva, sì, mi ricordo. Ne è passata acqua di sotto i ponti, è un ricordo, immagino, comunque gradevole di quel periodo. È gradevole, poi quell'esperienza in generale. A parte che conta che io sono originario campano, cioè la mia famiglia, mio padre è di Bacoli, mia madre di Salerno, per cui ed era la prima volta che tornavo, avevo fatto tutte le vacanze fino a 20 anni a Pozzuoli, poi avevo vissuto giù un po', poi c'è stato un distacco tipico che cominci a pensare, e poi invece lì tornavo con Rossomaltese, avevo una 30 anni, quindi era stato molto emozionante comunque in generale. E poi tutta l'esperienza di Rossomaltese, oltre che avere un valore nostalgico ovviamente, è anche proprio stata musicalmente fondante, perché c'è un'esperienza che le band soltanto ti possono dare, c'è una dedizione, una passione per la musica che poi dopo, quando diventa un po' più professionale, inevitabilmente perdi, però quella cosa ti rimane addosso ed è un modo in cui ancora mi approccio alla musica, è un background indelebile. Tra l'altro ricordo che tutti rimasero contentissimi del tipo di concerto e dell'approccio, fu veramente una serata magnifica. Veniamo ad oggi, a stasera, che questo è un festival di musica di provincia, quindi l'attenzione che vuole essere data dall'organizzazione proprio rispetto a quelli che sono i contenuti, quelli che forse un po' si perdono nel calderone generale della comunicazione di massa. Tu che ne pensi? Sì, credo che sia... credo che ci sia stato un cambiamento sul tipo di attenzione, cioè la musica è un discorso ormai che si è fatto tante volte, però negli anni 70 fino anche parte degli 80 veicolava una serie di informazioni intorno alle quali si riunivano proprio i ragazzi, i giovani, in modo molto numeroso. Ora anche i giovani sentono musica, c'è una domanda di musica enorme, lo dimostra la diffusione delle chiavi USB, degli iPod, però la parola richiede un'attenzione, i contenuti, come dici tu, che ora c'è meno tempo per dare, ma non solo i giovani, spesso criticati, pure noi, anche quelli, è cambiato il modo di fruire la musica, è difficile prendere un disco, tornare a casa, mettersi sul divano e sentirlo come si faceva una volta, quindi è proprio cambiata la, si sente magari in metropolitana pensando ad altro, oppure andando in macchina, ad esempio sento molta musica in macchina, quindi inevitabilmente quella cosa viene schiacciata, però devo dire, io posso testimoniare questa cosa nel mio piccolo, che c'è un'attenzione e c'è un'affezione delle persone quando tu vai avanti per anni a cercare di fare questa cosa senza ostentazione, però perché è l'unica cosa che sai fare poi, che rincuora, perché poi invece gente che devi andare un po' a raggiungere, prima era più facile, ora devi andare un po' a pescarla, però poi è bellissimo quando vengono, perché ancora stanno lì a leggersi i testi, a cercare di seguire un artista lungo tutti i dischi, quindi quell'attenzione c'è ancora, è più difficile da andare a pescare. Tu sei un autore, ma sei anche un esecutore delle tue canzoni, quindi sì, un cantautore. La frase che dice una vita da mediano, te la ritrovi un pochettino come ruolo? Sì, guarda, questa è una cosa che ancora è un po' in divenire per me, nonostante io abbia cominciato tardi a fare, proprio per l'esperienza rossomaltese, poi ho cominciato a scrivere le canzoni, a scrivere i testi, a diventare cantautore da poco, quindi sono un cantautore giovane nonostante io abbia ben 44 anni, perché io ho iniziato nel 2000 veramente a mettere mano alle composizioni interamente, e quindi c'è stata questa cosa dell'interprete che è stata una novità assoluta, e poi assieme questa cosa dell'autore, quindi secondo me devo ancora capire che ruolo devo giocare, però a me piaceva giocare centrocampo, arretrato, quando giocavo a pallone arretrato era un ruolo, quindi magari è la mia, però è ancora un po' in via di definizione. Stai preparando un nuovo album, facciamo un punto su quello che è stato quello precedente, quello dei frutti tropicali. E cosa ci aspettiamo per il prossimo? Ma è stato ho finito un album proprio in questi giorni, siamo agli ultimi ritocchi, abbiamo fatto i mix e ora dobbiamo masterizzarlo. Ci sono stati molti cambiamenti, c'è stato un cambio di etichetta di cui sono molto contento, perché tu sai che è un momento per le case discografiche molto complesso, e quindi ho firmato invece per Sugar e sto lavorando con Caterina Caselli, e devo dire che nel panorama attuale la fama che ha è assolutamente meritata, perché è una discografica come si dice fossero discografici una volta, cioè essendo stata anche un artista mette assieme le esigenze di mercato con anche l'attenzione per le qualità artistiche della persona.
E quindi ho cambiato team di produzione, ho cambiato, ci sono molti cambiamenti, ho anche cambiato il modo un po' di scrivere, di cantare. Era forse Dolci Frutti Tropicali ha chiuso una fase, quella se vuoi dell'inizio di questa cosa, che è un po' avvenuta, neanche me ne sono accorto. Poi ora è diventata più consapevole, avevo dei collaboratori di grande valore e sono contento, sono molto contento del risultato. Adesso appunto lo finiremo, credo uscirà in realtà per esigenze di mercato ai primi di novembre, il singolo in radio e poi il disco forse addirittura ai primi di gennaio. D'accordo, allora lo aspettiamo con trepidazione. Grazie.